Il maltempo di questa notte ha mietuto una vittima a Formia, dove in località Canzatora, al confine con il comune di Gaeta, i residenti hanno vissuto ore di autentico terrore. Tutto è nato dal piccolo corso d'acqua fossato pontone. Questa mattina era docile e non faceva più paura. Ieri sera, dalle 22 in poi, era grosso, enorme e le sue acque sono straripate nei campi e nelle case del vicinato, strappando via dalla sua abitazione Concetta Gigliano, 82 anni, con problemi a deambulare. Lei non ha potuto cercare scampo sui tetti o fuggendo dalle finestre come hanno fatto i suoi vicini. È stata strappata via dalla sua casa e il corpo è stato ritrovato in un campo ad un centinaio di metri. Il marito, invece, è rimasto aggrappato ad un sostegno e nulla ha potuto fare per salvare la moglie. I soccorritori l'hanno ricoverato in ospedale in stato di ipotermia. Tutto distrutto nell'arco di un paio di chilometri. Dalla località 25 Ponti fino al mare, la furia delle acque ha distrutto ogni cosa, lasciando fango e detriti. I segni di bagnato sui muri supera i 2 metri e la dice lunga su che notte è stata quella vissuta dai residenti.